bassa, morbida, croccante. Dalla superficie dorata è costellata da pallidi buchi. È l'imbattibile focaccia genovese. Partiamo dall'impasto, farina di forza, lievito secco, 6 grammi per una lievitazione di circa 3 ore a 22 gradi. Bene, aggiungiamo il malto, sia per dare colore che profumo. Gli ingredienti secchi sono uniti, ad eccezione del sale. Passiamo all'acqua. Temperatura ambiente, 330 grammi, che ci produrrà un impasto al 60% di idratazione. Aggiungiamo i secchi un po' alla volta, ovviamente. Dentro l'olio d'oliva, ed ora lo strutto, l'altro grasso fondamentale in una focaccia genovese. Ci siamo, ora l'impasto è pronto per le nostre mani. Che bello! Morbido, morbido. È un impasto che vi lascia la pelle vellutata per quando avete terminato. Trasferiamolo sul banco, oliato. Aggiungiamo il sale ora. Quindi olio di gomito ed impastiamo per 15 minuti. Se serve, fate riposare l'impasto per 10 minuti, oliate di nuovo il banco e ripetete. Perfetto, non ha importanza come ci siete arrivati, a mano o a macchina, ma dovete avere un impasto come questo, che adesso apriamo, così vi faccio vedere la maglia glutinica che si è formata per bene. Guardate qui, un velo sottilissimo. Guardate quanto siamo stati in grado di tirarlo, senza strappare. Sembra una bubble gum gigante. Bene, ora richiudiamo. Questa operazione alla stregua delle pieghe dà notevole struttura al nostro impasto. Due pieghe.
Pirliamo. La nostra palla è formata. Riposo coperto per 30 minuti. Il nostro impasto si è rilassato, come vedete. Procediamo con lo staglio. Ci dobbiamo ricavare due panetti di circa 470 grammi, che in una teglia 40-30 equivalgono a circa 0,4 grammi per centimetro quadrato. Per calcolare la vostra grammatura usate questa semplice formula ed avrete sempre la giusta quantità di impasto. Ora pieghiamo per l'ultima volta, prima il libro. Schiacciamo sempre tra le pieghe. Quindi a 3. Stiamo creando una scaffalatura all'interno del panetto, piegando il glutine su se stesso di nuovo e di nuovo. Il risultato sarà un panetto ben incordato, senza esagerare, ma ben incordato. Facciamo il secondo e gli diamo un'altra mezz'ora di riposo. Passiamo alla stesura. Come detto, usiamo teglie 40x30, teglie domestiche. Velo d'olio al centro. Farina sul banco. E schiacciamo il panetto con le mani. Quindi mattarello. Cerchiamo di crearci un rettangolo di dimensioni comparabili con quello della teglia. La focaccia genovese è bassa, circa un centimetro e mezzo da cotta. Ecco, così. Così va bene. Aggiustiamo un po' con la dovuta grazia, spolverata di farina, e passiamo all'altro. Copriamo e facciamo riposare per un 20-30 minuti prima di dargli l'ultima aggiustata. Eccole qua. Ma qui c'è veramente poco da aggiustare. Creiamoci un piccolo bordo ed è fatta. Ora a lievitare per un'ora. Nel frattempo prepariamoci gli ingredienti per le focacce. Una la facciamo con le cipolle d'olive.
Tagliamo due cipolle a fettine, giro d'olio e dal microonde per una precottura di 3 minuti. Questo passaggio ammorbidirà le cipolle ed al contempo le rende ancora più digeribili. Questo è fatto, passiamo alle olive. Le lasciamo a bagno per fargli spurgare il sale in eccesso. Ora prepariamo la salamoglia per tutte e due le focacce. Semplicemente acqua con sale al 5%. La salamoia conferirà ai buchi della focaccia il classico tono sbiancato in netto contrasto con il resto della superficie che risulterà giallo oro. È il momento di forare e lasciare la nostra impronta indelebile alle focacce. Altra spolverata di farina, così da evitare che le nostre dita si attacchino all'impasto. Ed iniziamo a suonare il pianoforte. Pressione decisa, si preme con forza sui polpastrelli fino in fondo. Partiamo da un lato e finiamo a qualche centimetro dal lato opposto. Giriamo e completiamo l'opera. Eccola qua. Bella, vero? Passiamo all'altra. Olio al centro. E metà della salamoia sopra l'olio. Con delicatezza usiamo la mano per spargere il tutto. Infine giriamo un po' la teglia affinché i liquidi entrino dentro tutti i buchi. Perfetto, facciamo l'altra. Le lasceremo così a lievitare per un tre quarti d'ora. Nel frattempo mettiamo una pietra refrattaria sul fondo del forno e portiamo il forno a 230 gradi in modalità statica. Siamo pronti per la cottura. Dentro la prima focaccia, 230 statico per 15 minuti. Cottura relativamente breve. Mentre la prima cuoce, finiamo di guarnire la seconda focaccia con le cipolle e le olive. Ecco che arriva. Bellissima. Dorata, morbida e croccante. Il profumo è un richiamo al quale non possiamo resistere. Guardiamo sotto. Bellissima. Adoro il lato B.
Che bella distesa di buchi, pallidi, sbiancati, irresistibile. Ma prima dell'assaggio dobbiamo infornare l'altra. Stessa temperatura e tempo. Eccola qua. Profumatissima. Non ci resta che tagliarla ed assaggiarla. Dorata, croccante, il lato B ugualmente perfetto. In bocca. Poesia, morbida, dal sapore delicato, veramente unica. Capisco perché i genovesi la usano inzuppata con il cappuccino a colazione. Non è blasfemo, anzi, l'opposto. Ora quella con le cipolle. Anche questa cottura perfetta. Non con il cappuccino, ma per il resto. E guardate come si strappa. Vi dà un'idea della morbidezza di questa creazione. E non dimenticatevi di iscrivervi a Piatto, di cliccare sulla campanella e di farci sapere nei commenti come fate la vostra focaccia genovese.